Michele Misseri tornerà presto in libertà, al momento l'uomo però è in carcere a Lecce. Come riporta Così il Messaggero, sta per finire la pena per il contraddittorio protagonista del caso dell'omicidio della nipote quindicenne, la povera Sara Scazzi, uccisa nell'estate del 2010 ad Avetrana. In cella a Taranto invece resteranno sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina, condannate entrambe all'ergastolo perché ritenute le principali carnefici della povera Sara. Zio Michele, nonostante continui a ribadire di essere lui l'unico responsabile della morte della povera Sara, finirà tra poco più di un mese di scontare la condanna a 8 anni per soppressione di cadavere, una volta che la sua pena è stata accorciata dall'ultima riduzione per buona condotta.